Una delle cose che puoi fare meglio durante la Quaresima è metterti in ascolto del Vangelo, cioè la parola di Gesù che ci annuncia la sua vicinanza, la strada che porta al regno, come vivere tra di noi e anche come diventare santi. In un testo di Luca ascoltiamo questo. Alzati gli occhi, Gesù vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio. Vide anche una vedova, povera, che vi gettava due spiccioli e disse: in verità vi dico, questa vedova, povera, ha messo più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno deposto come offerta del loro superfluo. Questa, invece, nella sua miseria, ha dato tutto quanto aveva per vivere. Questo Vangelo non dice che dobbiamo mettere più soldi in chiesa. Oh, sì, se è nella mia va molto bene. Ci dice piuttosto che al Signore non possiamo dare sempre solo i ritagli di tempo o del nostro cuore.